è arrivato il gol al termine della solita prestazione solida che hai fatto in questa stagione. Sì, abbiamo approcciato la partita come al solito, abbiamo fatto bene i primi minuti, poi secondo me abbiamo atteso un po' troppo l'Ascoli e senza neanche rischiare, però abbiamo fatto prendere in mano loro il pallino del gioco, poi secondo tempo siamo entrati come sappiamo fare. Partiamo dai primi secondi di gioco, perché su te era o calcio di rigore o espulsione. Tu che hai proprio lì, noi dall'immagine abbiamo visto che era rigore. Che mi puoi dire? No, sono d'accordo, però ho parlato anche con l'arbitro. L'arbitro mi ha detto che il difensore mi ha tirato la maglia da dietro, quindi non era considerato azione pericolosa, però si riguarderà. Però era col piede sulla riga dell'area, anche dentro. Sì, no, la mia impressione era che o rigore o rosso c'era. Il gol, vai, raccontacelo, fai il telecronista. No, classica azione che chiede il mister di verticalizzare, io ho attaccato la profondità, poi ho saltato il difensore con il primo controllo e ho tirato forte sul primo palo, è andato bene. Poi ho avuto altre due occasioni, sul colpo di testa la spizzata di Pellacani, forse non te l'aspettavi quel pallone, e nel secondo tempo quando si è andato verso Olivieri, ma è stato bravo lì il portiere. Sì, sul colpo di testa non me l'aspettavo, però potevo stare più attento, aspettarmela un pochino e non sono riuscito a indirizzarla, mentre nel secondo tempo ho stoppato, mi sono trovato davanti al portiere, non ho avuto troppo tempo di reazione.